Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come ogni mese, andiamo a scoprire il contenuto della Wootbox. E questa volta il tema era spazio. Quindi sono super curioso di scoprire cosa ci sarà questo mese all'interno della box. Di solito non deludono mai, valgono sempre il prezzo richiesto e trovate tutte le informazioni in info box, compresi i codici sconto qualora fossero presenti. E ragazzi, adesso andiamo subito a vedere cosa nasconde la Wootbox di questo mese, che è leggermente più grande rispetto ai mesi passati e anche il tipo di cartone lo trovo diverso. Ma andiamo subito a dare un'occhiata. Ok, tiriamo fuori questo che è lo spoiler, quindi non andiamo a guardare. E ragazzi, già vedo un sacco di bella roba. Prima cosa su tutte, la cosa più grande contenuta all'interno della box, un Funko Pop. E abbiamo il Funko Pop di Bender. Questo è uno di quei Funko che io volevo assolutamente recuperare. Bender è il mio personaggio preferito di Futurama e credevo addirittura fosse ormai vaulted, fosse ormai fuori produzione, e invece eccolo qui. Sono super contento. Questa box, tenete conto, costa circa 22-23 euro, dipende dal mese, dal codice sconto disponibile, ma non supera mai in ogni caso i 25 euro spedizioni incluse, e fino ad ora ho sempre trovato o un Funko Pop o una Q-Fig. Quindi in ogni caso già metà del valore della box viene ripagato solo da questo articolo, che è molto molto bello e che adesso tiro fuori velocemente. Ed eccolo qui ragazzi, devo dire un Funko Pop molto molto particolare, si nota che ha qualche anno sulle spalle perché i design erano davvero molto più semplici rispetto a quelli attuali, però fa sempre la sua gran bella porca figura e mi piace un sacco la bottiglia di birra che tiene in mano perché è realizzata in resina semitrasparente, quindi sembra davvero una bottiglia di vetro. Davvero molto molto carino il nostro Bender, ma andiamo avanti col nostro unboxing e vediamo cosa c'è all'interno. Ecco che troviamo una mega tazza di Star Wars. Guardate quanto è bella questa tazza qui. Ecco qui che troviamo il simbolo della resistenza, spero di non sbagliare, sono fan di Star Wars da troppo poco tempo, e poi da questa parte invece abbiamo il logo Star Wars. Mi piace davvero un sacco, naturalmente tutto ufficiale, questa qui originale, anche il logo Disney, e ragazzi, io ogni mese mi stupisco della quantità di roba ufficiale che riescono a mettere all'interno di questa box. Davvero molto molto bella questa tazza, ormai non so più dove metterle, ma fa sempre piacere riceverne una. E da quello che vedo, qui sul fianco c'erano anche altre alternative, però a me piace moltissimo questa qui, semplice ma d'impatto, soprattutto per il logo Star Wars. Mi piace davvero tanto, la mettiamo qui accanto a Bender e non è ancora finita qui, perché dovrebbe esserci come ogni mese la spilla. E infatti eccola qua, spilla sempre molto ben realizzata, tutta incisa e quindi non la solita spilletta da 50 centesimi, ma davvero una gran bella spilla dipinta molto molto bella. E qui ecco che troviamo un UFO che colpisce con un raggio l'obelisco di Washington. Sempre molto molto belle queste spille Wootbox. Io un giorno dovrò trovare il modo di esporre tutte le spille che ho in casa, perché ne ho della Wootbox, ne ho di Harry Potter, ne ho di Disneyland, ne ho davvero tantissime, quindi un giorno scoprirete cosa ne farò. E poi ecco qui queste che invece sono un mazzo di carte che arrivano direttamente da Ritorno al Futuro 2. E quindi adesso ci tocca andare ad aprire anche queste per vedere come sono realizzate, quali sono gli artwork all'interno. Ok ragazzi, sono riuscito a liberarle dall'imballaggio, non è stato per niente facile, ma ecco che qui troviamo la prima carta, che è quella del Joker interpretato dal nostro Doc, che si trova legato in una camicia di forza. Davvero molto molto carina questa carta. E poi abbiamo anche Re Beef, eccolo qui, anche questo molto interessante. Poi abbiamo la regina Lorraine. E poi ancora abbiamo invece il Jack col nostro Marty con lo skateboard.
mentre tutte le altre carte invece sono delle normalissime carte francesi e poi si ripetono sempre gli stessi personaggi però in colorazioni differenti. Davvero molto molto carine queste carte, soprattutto per i fan di Ritorno al Futuro. E le mettiamo da parte e poi ecco che resta un'ultima cosa, è una maglietta. E vediamo di che maglietta si tratta, sono curioso. Credo sia di un videogioco, quindi ragazzi, come saprete, io non sono ferratissimo su questo argomento, ma andiamo a guardarla. Si tratta di una maglia ufficiale di Halo. Eccola qui, come potete vedere, esclusiva Wootbox Halo, quindi sotto licenza, ed eccola qui. Beh, nonostante io non giochi ad Halo, devo dire che è una gran bella maglietta. Fanno sempre magliette nere, chissà perché, però è davvero molto molto bella. Questa è una M, ma mi sembra abbastanza grande, quindi consiglio sulle misure, tenetevi bassi ragazzi. Mi sa che la prossima, se ci sarà una prossima maglia, me la farò inviare S. Bene ragazzi, ecco tutto il contenuto della nostra Wootbox. Come al solito è possibile rivoltarla, ma in questo caso, visto che non è poi così interessante come cosa, direi che possiamo anche lasciarla così e evitarci tutto questo lavoraccio. E ragazzi, fatemi sapere cosa pensate di questa box. Secondo me continua a valere il prezzo richiesto, il contenuto secondo me è sempre al di sopra di quanto pagato. E andiamo a vedere lo spoiler del mese prossimo. Eccolo qui ragazzi, troviamo Deadpool. Quindi chissà cosa ci sarà, magari un Funko Pop o una Q-Fig, sicuramente una delle due cose, visto ormai com'è l'andazzo. Quindi qualora foste interessati ai supereroi, direi che quella del mese prossimo è assolutamente da non perdere. Bene ragazzi, anche con questo per oggi è tutto, spero che questo video vi abbia tenuto 10 minuti di compagnia, spero vi abbia fatto piacere, anche se questo è uno dei video meno apprezzati in assoluto, e devo dire che la cosa mi ha alquanto stupito, perché comunque siamo tutti un po' nerd qui sul canale, quindi pensavo che queste box fossero molto interessanti, anche se purtroppo al momento non ho mai trovato roba potteriana, ma spero di trovarne in futuro, semmai continuerò questa collaborazione. Ma bando alle ciance ragazzi, a questo punto io vi chiedo come al solito di lasciare un commento, lasciare un mi piace, iscrivervi al canale quando non foste iscritti, condividere il video con i vostri amici, attivate la campanella, è importantissimo, e io vi do appuntamento a presto con tantissime altre novità. Ciao!